Tai Chi Chuan è uno dei pilastri fondamentali della pratica del Tai Chi Chuan. Gli altri pilastri, come molti di voi sicuramente sapranno, sono il lavoro interno energetico, meglio conosciuto come Nei Kung, e lo studio delle forme. Ora noi guarderemo, esamineremo i principi su cui si basa il Tai Chi Chuan. Il Tai Chi Chuan vuol dire mani che spingono. Però se questa è la traduzione del significato della parola Tai Chi Chuan, in realtà non sono solo le mani che spingono, questo è abbastanza ovvio, ma tutto il corpo, partendo dai piedi, tutto il corpo partecipa al movimento. E attraverso il Tai Chi Chuan noi studiamo le applicazioni pratiche della forma e dei principi che abbiamo sviluppato anche con Nei Kung. Attraverso il Tai Chi Chuan noi dobbiamo sviluppare la sensibilità del nostro corpo, e due sono le parole chiave in questo caso: la forza che ascolta, che viene definita, e la forza che capisce, Ting Jing Dong Jing. Sono le due parole chiave. Quindi attraverso il Tai Chi Chuan dobbiamo imparare ad ascoltare, ascoltarci e ad ascoltare anche il nostro partner. Attraverso il Tai Chi Chuan dobbiamo imparare a sentire e capire quello che sentiamo. Quindi adesso guarderemo le geometrie del corpo nel Tai Chi Chuan. Guarderemo le geometrie per quanto riguarda la parte bassa, quindi il famoso carrello, cioè come le anche devono scorrere in maniera precisa avanti e indietro, passando dalla posizione Subu alla posizione Kumbu. E successivamente vedremo sempre le geometrie, ma della parte alta. E per fare questo useremo degli strumenti che ci permetteranno di capire esattamente gli angoli di scorrimento, il movimento del corpo, le torsioni, lo scivolamento avanti e indietro. Quindi io adesso vi farò vedere un po' tutto utilizzando questa panca. Adesso faccio solo lo scorrimento avanti e indietro. Osservare bene. Bene, adesso mentre il carrello, la parte bassa, scorre avanti e indietro, vi farò vedere i movimenti base di torsione e controtorsione della colonna vertebrale, quindi dell'asse centrale Chun Ding. Ad esempio, sono in questa fase, andando indietro assorbendo, prima vado indietro dritto, poi ruoto verso destra. E come vedete anche il mio busto è, rispetto all'asse, alla panca che ci guida, è a 45 gradi. Proseguiamo, continuiamo la spiegazione delle geometrie nel Tai Chi Chuan, cambiando, come potete vedere, no, come potete notare, i nostri riferimenti geometrici per definire ancora meglio gli assetti principali. E abbiamo usato questo ausilio per far capire, e c'è l'asse centrale, questo indica l'asse centrale. Questo ci permetterà di capire ancora meglio come l'asse centrale ruota intorno a se stesso senza sbandare né a sinistra né a destra. Quindi tenete d'occhio bene questa striscia nera su questo riferimento giallo, che deve coincidere esattamente con la mia asse centrale.
Adesso vedremo il Pont Lugien a vuoto nelle due versioni. Come abbiamo visto, la versione incrociata e la versione speculare. La vedremo sia in posizione frontale sia in posizione laterale, per capire bene le geometrie del movimento.